Il Teramo non si ferma più e grazie all'inattesa sconfitta dell'Ascoli a Prato può godersi il primo posto in classifica, un primato assolutamente meritato per una squadra che va a punti da 15 giornate e con una coppia gol così lecito e sognare. La gara contro la Sant'Arcangiolese non è stata una formalità come qualcuno poteva pensare, ma alla fine contava solo vincere. I 3 punti servono per restare in altissima quota e presentarsi con il morale a 1000 domenica prossima al Tommaso Fattori per un derby che si preannuncia a dir poco elettrizzante. C'era il rischio di sottovalutare Romagnoli, invece in campo i ragazzi di Vincenzo Vivarini hanno interpretato la gara con raziocinio, correndo solo qualche rischio nel finale dopo il secondo gol di Guidone. Al quinto si vede la formazione ospite con un colpo di testa di Olivi che non crea problemi all'estremo teramano. Dopo una fase iniziale senza acuti, al primo affondo il Teramo trova però il vantaggio con Caidi che di testa su angolo di Amadio salta più in alto di tutti, mettendo all'angolino di destra della porta romagnola dove Nardi non può proprio arrivare. Sembra tutto facile per il Diavolo che pur senza strafare mette la gara sui binari più congeniali. Al 20° il raddoppio sembra cosa fatta, ma Di Matteo fa tutto bene, concludendo però a giro a fil di palo. Poi quello che non ti aspetti con il pareggio ospite al 46° con Guidone che di testa beffa Tonti. Tutto da rifare nella ripresa per la squadra di Vivarini che rientra in campo però con un altro piglio. E dopo 30 secondi ci prova Donnarumma trovando la risposta di Nardi. Al quinto la Padula con un tiro a fil di palo impegna a terra ancora l'estremo romagnolo. Passano 3 minuti e Donnarumma, ancora lui, si invola sulla destra sul filo del fuorigioco, entra in area e dopo aver evitato un avversario con una finta mette al centro per la Padula che di testa tutto solo davanti alla linea di porta fa 2-1. Il Diavolo diventa sempre più indiavolato e al 12° è ancora Di Matteo a divorarsi in piena area il 3-1 che però arriva al 16° grazie a Donnarumma che da bomber di razza si beve la difesa romagnola realizzando il tris. Gara finita? Non proprio, visto che al 32° a riaprire la contesa ci pensa ancora l'ex chietino Guidone. Il finale regala qualche brivido visto che un minuto dopo è Garufi a mancare il clamoroso 3-3 prima del ritorno dei biancorossi del presidente Campitelli che nel finale vanno più volte vicini al poker e in particolare al 39° con Di Paolo Antonio che manca la conclusione in contropiede e dopo 5 minuti di recupero e l'allontanamento del tecnico ospite Agatino Cuttone per proteste può esplodere la festa dei tifosi biancorossi che con il pensiero sono già al derby del Gran Sasso di domenica al Fattori.